Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo insieme quali sono le notizie principali della Sardegna. Si terranno oggi nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano i funerali di Erlinda Marrocco, la ragazza di 14 anni che è morta mentre si faceva la doccia nel bagno della sua abitazione. È morta per un arresto cardiocircolatorio folgorata da una scarica elettrica, forse per un guasto all'impianto elettrico per l'acqua venuta a contatto con la stufetta accesa vicino alla doccia. La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di Linda e ha delegato i carabinieri della compagnia di Jerzu ad eseguire gli accertamenti. La comunità è sconvolta, siamo passati da un clima di festa per Sant'Antonio Abate ad un clima di tristezza, ha detto il sindaco Marco Lampis. E prenderanno il via entro la metà di febbraio i lavori di bonifica dei terreni dell'Alcoa di Portovesme, per il quale la società sta ultimando in questi giorni le procedure di gara per affidarne l'esecuzione. L'importo complessivo dei lavori è di 26,9 milioni di euro. Ad annunciarlo i dirigenti Alcoa durante un incontro in Confindustria Sardegna Meridionale. I lavori dovranno essere eseguiti conformemente al progetto operativo approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente nell'ottobre 2015. Confcommercio, Confindustria, Confesercenti e Confapi denunciano troppi ritardi sulle politiche e le scelte per il turismo in Sardegna. Secondo le organizzazioni occorre affrontare in termini organici e sistemici i noti ed aggravati problemi che stanno pesantemente impattando sulle attività degli operatori e dell'intera filiera connessa ad un settore solo a parole definito strategico per lo sviluppo della Sardegna. Le associazioni inoltre sottolineano la disastrosa situazione dei trasporti aerei, la necessità di una politica organica e funzionale delle gestioni aeroportuali, l'assenza di un serio ed efficace contrasto all'abusivismo e alle distorsioni nel mercato dell'offerta ricettiva e dei servizi. E concludiamo con lo sport, si è conclusa con un 3-1 la partita tra il Crotone ed il Cagliari. Alla squadra di Rastelli non è stato d'aiuto l'inferiorità numerica provocata da due espulsioni. Riesce a tenere il ritmo ma solo per il primo tempo. Il Crotone conquista in questo modo la vetta della classifica del campionato di Serie B. Queste dunque le notizie principali della Sardegna. Andiamo avanti e vediamo quali sono i titoli dei quotidiani nazionali.